una stretta di mano per consolidare i rapporti che devono diventare sempre più stretti. Questa la risposta che da Berlino il presidente francese François Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel suggeriscono all'Europa tutta per affrontare le nuove sfide incarnate dalla Brexit e dall'arrivo di Trump alla Casa Bianca. Sappiamo bene che il referendum nel Regno Unito rappresenta una forte cesura nello sviluppo dell'Unione Europea. In questa luce risulta quindi ancora più importante l'impegno assunto a Bratislava a consolidare unità e cooperazione tra gli altri 27 Stati membri per affrontare le sfide che ci attendono. La parola d'ordine sarà il dialogo, dice François Hollande, ma facendo quadrato attorno all'idea di Europa. Diciamolo chiaramente, la nuova amministrazione degli Stati Uniti ci pone numerose sfide sul piano delle regole commerciali, ma anche rispetto al ruolo da assumere per porre fine ai conflitti che sono ora in corso nel mondo. Ovviamente dobbiamo quindi parlare con Donald Trump, perché è stato eletto dagli americani, ma dobbiamo farlo difendendo una comune convinzione europea e difendendo i nostri interessi e i nostri valori. Secondo Parigi e Berlino, la risposta del vecchio continente all'America First di Trump deve insomma passare per un consolidamento dell'identità e della collaborazione europea. Solo così, aveva detto Angela Merkel alla vigilia, potremmo resistere alle sirene del populismo.